In seguito alle voci di questi giorni sulla gestione del teatro Regina Margherita, un ente o un'associazione esterna al comune, il consigliere comunale Michelangelo Lovetere, appartenente al gruppo misto, ha presentato un'interrogazione al sindaco Michele Campisi e al presidente del consiglio comunale Calogero Zummo. Già in passato il consigliere Lovetere aveva presentato delle interrogazioni all'amministrazione comunale per conoscere i programmi sul teatro, proponendo a sua volta l'idea avanzata in passato dall'ex assessore Michele Giarratana di creare una fondazione. Su questo argomento si sono mossi sia il consigliere Territo che addirittura l'ex sindaco della città di Caltanissetta, l'avvocato Peppino Manguso. Il sindaco Manguso, insieme alla sua giunta, ha voluto fortemente, fortemente questo teatro e fortemente hanno voluto, prima che finiva la loro legislatura, inaugurare questo teatro. Io voglio conoscere quali sono gli atti prodotti per l'affidamento di questo teatro a soggetti esterni e voglio anche conoscere da dove hanno preso i dati per comporre questo bando, da dove l'hanno presi e da chi hanno avuto i dati per comporre questo bando. E poi vorrei conoscere anche se poi questo ente, questa associazione culturale che gestirà il teatro Margherita, sarà in concorrenza con le altre strutture presenti nel territorio. Il Teatro Margherita è un gioiello che ha questa città, uno dei pochi gioielli ormai rimasti a questa città. Penso che il comune e i cittadini non si possono disfare di un bene, o di un bene così importante per questa città, e nemmeno si può affidare a terzi in maniera molto provveduta. Anche per evitare la concorrenza nei confronti di altri soggetti imprenditori del territorio.